Buongiorno, buongiorno a tutti ragazzi, buongiorno in un giorno di ripartenza. Un giorno di partenza e per questo la location è verde, è armoniosa. In realtà è la stessa di ieri, solo ho spostato la telecamera. Ma comunque, allora oggi il giorno avanti di una partita. Io l'ho sempre detto, l'Udinese, anche se poi nei precedenti, soprattutto a Firenze, non ci ha mai tanto dato fastidio, solo in qualche precedente, soprattutto ai tempi di Natale, però l'ho sempre visto come una bestiaccia. Cioè l'Udinese è una di quelle squadre che io non te lo dico, non riesco a digerire, ma non a livello sportivo, ma proprio perché non si riesce mai a sfondare. È una di quelle squadre muscolose, storicamente grosse, picchiatrici, che si chiudono, che non riescono a farti far gioco. Quest'anno, soprattutto nella prima parte di campionato, sembrava un'Udinese un po' diversa, però infatti siamo andati laggiù e si è vinto. Non si sa, non mi chiedere come, ma si è vinto. Però comunque è una squadra che ti mette pensiero, perché è una squadra che non ha nulla da perdere. La posta in gioco, soprattutto domani, è molto più alta da parte nostra che da parte loro, un po' come è successo alla Salernitana. Ovvero sì, noi avevamo un obiettivo concreto, però la loro posta in gioco era talmente alta che infatti ci hanno sputato il cuore. Ed è qui che voglio arrivare, è questa soprattutto l'occasione che la Fiorentina ha per dimostrare di avere un cuore e di credere veramente a questo obiettivo. Perché guardate bene, non ci sono catastrofismi. È vero, ieri la Juve ha vinto a Sassuolo, ha allungato, in questo momento si trova a più 10 dalla Fiorentina, però Lazio e Roma hanno perso e noi abbiamo una partita in meno, che appunto è quella di domani con l'Udinese. Se noi riuscissimo a vincere andremmo davanti a loro. Infatti la classifica ci vedrebbe a 59 punti, quinti in solitaria, la Roma a 58, aspettando poi lo scontro diretto con noi, e la Lazio a 56, veramente un bottino ghiottissimo. Siamo qui ovviamente a rimarcare che se vincevamo con la Salernitana sarebbe stato anche un pochino più semplice, andavamo un pochino più a cuor leggero, però ragazzi il passato è passato. Io poi proprio come stile di vita ce l'ho questo, di non guardare mai al passato, quindi purtroppo è successo questo, purtroppo non abbiamo vinto, non abbiamo fatto bottino pieno e quindi dobbiamo guardare al futuro. Ripeto, i confronti con l'Udinese ci vedono sempre positivi, perché mi viene da dire che a Firenze noi non perdiamo, pensate bene, dall'11 novembre, quindi 11-11-2007, e perdemmo 2-1. Poi abbiamo sempre vinto, a certe volte anche con risultati molto alti, tipo un 5-2, un 4-1, un 3-0. Però, ripeto, non è mai una partita da prendere sotto gamba, perché l'Udinese è una squadra sempre storicamente attrezzata. Poi, i tempi in cui sfiorava la Champions League era lassù in alto, ormai mi dispiace per loro, ma sono finiti. Adesso si attesta alla 12ª posizione con la possibilità di agganciare il Torino nell'11ª posizione e arrivare a 43. Ma noi non glielo permetteremo, perché la nostra, ripeto, posta in gioco è troppo più alta rispetto a loro. Quindi noi dal 7º posto vogliamo volare al 5º posto, accorciare sulla Juve, poi si vedrà alla fine. Chiaramente più passano le giornate, più il sogno Champions è un po' si sgretola, soprattutto visti i risultati della Juve. Se ieri la Juve perdeva a Sassuolo, ti gasavi, diciamolo, ti gasavi, perché dicevi, cavolo, meno male, si è persa a Salerno, però almeno quelle altre sono state tutte ferme. La Juve ha vinto in rimonta e quindi che devi fare? Ormai la corsa seria è sulla Roma e sulla Lazio. Poi quello che verrà dopo si vedrà, si vedrà. Allora, andiamo anche alle formazioni, al formazioniere imprescindibile.
Allora, le formazioni stavolta le ho prese da calciodangolo.com. Allora, perché era poi tra l'altro l'unico che aveva fatto le formazioni ieri sera, quindi per forza erano queste. Probabile formazione alla Fiorentina, sempre 4-3-3, in porta Terracciano, qui mette Venuti, secondo me in realtà tornerà Odriozola, che si è visto appunto con la Salernitana e adesso a questi punti sembra recuperato, non vedo perché non poterlo impiegare. Coppia centrale Milenkovic-Igor, Igor che deve riscattarsi dopo la brutta prestazione di Salerno, rincuorato anche dallo stesso commisso che l'ha chiamato, e qui veramente ti fa capire la vicinanza del presidente della presidenza, quindi bene, mi fa veramente piacere questo. Biraghi, anche se potrebbe farlo rifiatare, perché ragazzi, diciamo, parliamoci chiaro, Biraghi ha giocato tutte le partite e infatti con la Salernitana a un certo punto era anche molto in affanno, quindi potrebbe farlo rifiatare al suo posto Terzic, che non è ovviamente magari allo stesso livello anche solo per continuità, però potrebbe starci. Attenzione al centrocampo, perché qui propongono Malè, Duncan e Bonaventura, quindi escludendo Amrabat, che secondo me invece a Salerno e anche contro la Juve è stato uno dei migliori. Io invece te la butto là, secondo me il grande escluso sarà Malè a questo punto, facendo quindi Duncan, Bonaventura e Amrabat, quindi escludendo, facendo giocare appunto Amrabat come regista. Bonaventura e Duncan, sta per arrivare un camioncino, quindi lo vedrete sfrecciare. Bonaventura e Duncan, Bonaventura che è a mezzo servizio, non si è visto neanche 5 minuti contro la Salernitana, però secondo me potrà giocare titolare o comunque ritagliarsi un bello spezzone di partita. Veniamo, prima che arrivi il camioncino, vediamo invece ai primi tre. Aspetta, mi sposto se non marrota. Grande, buon lavoro. E davanti Nico Gonzalez, Cabral e Iconé. Questi tre credo saranno della partita in tutti i modi, quindi non saranno sostituiti. È anche giusto dare un'altra opportunità a Iconé, visto che non si è visto per niente a Salerno. Poi magari si potrà cominciare a tirar su delle conclusioni, però per adesso è giusto insistere su questo ragazzo, e tra l'altro è arrivato e ha cominciato a giocare con continuità praticamente da un mese e mezzo. Sottil al momento non sembra volergli prendere il posto, comunque essere magari nelle corde di potergli prendere il posto, e quindi a questi punti è bene insistere sui Iconé. Che dire ragazzi, mi guardo un po' intorno perché ogni tanto in questa strada mi passa la gente, se no mi arrota. Che dire, crediamoci, la forza del gruppo, come ho scritto anche dal titolo, è adesso. Dobbiamo più che mai essere uniti e provare a raggiungere tutti insieme lo stesso obiettivo, credere in questo obiettivo. Ma soprattutto ragazzi, basta leggere e dar retta a dei giornalai, perché quelli sono giornalai, con tutto il rispetto che ho per i giornalisti e per il giornalismo, ma quelli sono dei giornalai che dopo due partite perse già iniziano con italiano va via, quell'altro va via, casino dentro la società. Non c'è nessun casino, italiano è felicissimo di allenare la Fiorentina, sta benissimo a Firenze, attualmente la vede come il punto più alto della sua carriera, stop. Se poi gli altri allenatori si trovano male nelle loro società e le altre società hanno casini, non sono problemi nostri. Quindi ragazzi, sereni, uniti, concentrati e dritti all'obiettivo. Lasciate un mi garba se vi è garbato il video, iscrivetevi al canale, adesso mi stanno per arrotare, forza Viola e JM, addio!